Unboxino? 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 Allora, oggi unboxing che equivale allo speciale dei 100.000 iscritti su YouTube. Apriamo due cose, tutte e due a tema Marvel. È un bel unboxing, molto succulento. Il primo pacco che apriamo è una cosa che è arrivata, boh, un mesetto fa, due mesetti fa. Figo, e sono molto curioso. Ma la seconda cosa, che è quella grossa e prelibata, è una roba che ho in casa da, boh, aprile, una cosa del genere. Quindi iniziamo. Il primo è pacchettino Amazon. Questo in verità è molto semplice da capire. Diciamo che è l'antipasto. È l'antipasto, perché la roba che vedrete dopo, ragazzi, sarà una cosa clamorosa. Ok. Allora, questo qua, ed è l'antipasto di oggi. Questa qua è la golosa storia del Marvel Cinematic Universe. È il super libro, due libri, la collezione che ora apriamo, dedicati ai Marvel Studios. Costa, boh, 200 qualcosa questo libro, cioè questi due libri. Io lo prenotai nel 2018, appena uscì Infinity War. Però lo cancellarono, cioè lo annullarono, non si sa. Annullarono l'ordine, doveva arrivarmi a settembre 2019. Arrivati ad agosto dicono no, prodotto non esistente, annulliamo tutto, niente, missione abortita. Recentemente invece, cioè recentemente, qualche mese fa, è respawnato e lo hanno messo effettivamente in vendita. Vediamo un po', sono curiosissimo perché c'è una marea di roba dentro. Cioè questo va spulciato ben benino, ovviamente è in inglese. E bello! Con il guanto e quest'altro con l'armatura. Bellissimo! Questa qua è l'armatura di Tony nel primo Iron Man. È tutto fatto dorato. E questa invece è il guanto, ma sempre quello di Iron Man, che poi indossa Hulk in Endgame. Vediamo un pochettino. Questa è Avengers Volume 1. La creazione del Marvel Cinematic Universe. E si arriva fino al 2014 qua. Quindi è diviso in anni. E racconta la storia dei vari film. Qua si parte ovviamente con Iron Man, poi qua si va avanti con Thor, poi ci sarà Capitan America, no, qua è ancora Iron Man. Questo è Hulk, è l'incredibile Hulk, Iron Man 2, questo è Star-Lord, i vari martelli del Mjolnir, oh! Cioè questa qua è anche roba mai vista, fighissimo. Qua ci saranno scritti 10.000 segreti di qualsiasi tipo. E questo arriva fino al 2014, quindi fino a Guardiani della Galassia Volume 1. E poi c'è il capitolo 2 che arriva fino ad Endgame. Ah, forse a Far From Home? Al 2019. Penso che sia fino a Far From Home. Credo. Yeah, guarda qua la foto dei Marvel Studios. Ecco qua, Avengers, Avengers Endgame. Forse Far From Home l'hanno fatto fuori. Ah no, c'è Far From Home. Wow! Sono le foto... A parte che qua c'è la foto di classe che abbiamo appena visto, ma numerata, e c'è scritto chi è chi. Cioè, in base al numero, qua, poi qua sotto c'è scritto il nome delle... il nome delle varie persone. Bellissimo. E poi qua ci sono i ciak cinematografici, tutti autografati, di tutti i vari film. Che figata. Forse non tutti. Forse non tutti. Però bello bello. E qua ci sono i vari loghi di tutti i film. Bello, eh? Madonna. Questo è da chiudersi proprio. Oli. Il bacetto con Peggy. Ah, pure il saluto per Chadwick. Questo è da chiudersi veramente tanto a leggerlo. Ma ora, a parte figata, che si unisce insieme così e si rimette dentro così. Ok. Ma ora arriva il pezzo forte. Allora, questo qua, ragazzi, è una roba veramente golosa. Perché quando lo vedrete forse potreste sapere che cos'è, potreste averne sentito parlare, ma è tanta roba. Se non sbaglio dovrebbe essere una cosa numerata, un'edizione numerata, ma c'ho il dubbio se sia numerata. Però è fragile. Come vediamo qua, è fragile. La comprai dalla Francia, perché in Italia non c'era. La comprai dalla Francia qualche mese fa, appunto tipo ad aprile, marzo. Arrivò e l'ho tenuto là, incartato, in attesa del momento. Oh oh. Ta-ta! Avete capito cos'è? È l'edizione da collezione di tutti i film del Marvel Cinematic Universe
fino a Spider-Man Far From Home. È la saga dell'infinito. Edizione francese, ovviamente. In Italia non esiste. C'ho il dubbio anche se ci sia l'audio in italiano. Però volevo, la volevo assolutamente. Prezzo? Er giusto. Ovvero, dovrebbe essere 500 euro, penso. Adesso vediamo di tirarla fuori. E vediamo un po' perché c'è una marea di roba dentro da guardare. E mo capiamo come la gestiamo. Ok. Ah, la lingua la possiamo subito vedere, oh. Lingua. Italiano! Aspettate, dipende dai film. Iron Man è in francese e in inglese. L'Incredibile Hulk è francese e inglese. Iron Man 2 c'ha l'italiano. Thor italiano. Capitan America italiano. Avengers inglese e francese. Iron Man 3 francese e inglese. Beh, però il punto di questa edizione non è una questione di guardare il film. Cioè, quello ce l'ho già o c'è Disney Plus. Non è quello l'importante. È l'edizione che conta. E ora... K, Ultra HD, più Blu-ray. Quindi sono un totale di tipo 46 dischi. Ovviamente sono sottotitolati, a parte la lingua. La saga dell'infini è that's it. Guarda che bello! Sì, ma comunque il prezzo, guardate che è onesto, Se voi provate a prendere un 4K, a parte che penso che siano forse mezze steelbook, perché qua ho visto... Non lo so, mo vediamo se sta... steelbook o qualcosa, ma oltre al contenuto stesso della collector, sono tutti film Blu-ray e 4K e comunque costano almeno 30 euro l'uno. La saga dell'infinì. Dai, perché non lo fanno in Italia? Cioè, guarda qua quanta roba, ora andiamo a vedere tutto, Allora, la saga dell'infinì. Io tra l'altro non pensavo che ci avesse questa cosa di plexiglass fighissimo. Che una volta forse ce l'aveva uno di cartone, non era così, però molto più bello che si può vedere. Allora, intanto qua, vedete che tutti i film insieme fanno il super disegnone. Fanno il super disegnone, vediamoli uno a uno. Iron Man con Tony Stark. E dall'altra parte c'è il titolo. E capiamo un attimo com'è. Non dovrei essere vivo a meno che, cioè a meno che, se non per una ragione. E qua ci sta il disco 4K e Blu-ray normale. Targati Marvel Studios con il loghetto di Iron Man. Figo figo. Ah, me l'ho perso qui. Ma? Ah, ok. Capito? Ok, secondo. L'incredibile Hulk. L'incroyable Hulk. Hulk Smash. Vabbè, ovviamente Hulk. Viola, carino. Con Hulk. Ci sta. Questo è Iron Man 2. E queste qua sono le due scenette di Iron Man. Dove l'ho preso? Io l'ho preso su Amazon. Questo è Thor. E questa... ah, è la maledizione. Cioè, diciamo, l'incantesimo di Odino. Che chiunque possieda il martello di Thor... cioè, chiunque sarà degno di alzare il martello di Thor avrà anche i suoi poteri. Non c'era in inglese? No, era già finita. L'inglese è finita subito quando uscì. Però, spero che la facciano in italiano, onestamente, prima o poi. Ma è comunque passato una marea di tempo, quindi... wow. Bello. E mo, perché non ci sono solo i film, ora vediamo anche cosa succede sotto ai film. Questo è Iron Man 3. Più che altro perché in francese non in inglese? È perché in inglese l'hanno finita subito in America, ragazzi. Non c'era in Europa. E in America l'hanno finita subito. L'hanno prodotta... è un pezzo limitato comunque. L'hanno prodotta in... cioè, pochi numeri. Iron Man 3 film a natalizio e chi dice il contrario ha torto. Chiaramente. Tra l'altro vedete che c'è tutto il numeretto pure. Siamo arrivati al 9, ok? Che cos'è? Le Guardian che sembrano già i giardinieri della galassia. Ma che cos'è? Noi siamo Groot. I giardinieri della galassia. Com'era Capitan America Winter Soldier? No, ma non l'abbiamo visto. Capitan America le soldato dell'Ivern. Le monde de tenebres. Vabbè, Iron Man 3, ok. Capitan America First Avengers, okay. Questi qua sono uguali. Va bene. Poi l'ere di Ultron. Bella questa. Questo qua era la post credit. Veramente figa. Post credit veramente veramente figa. Ant-Man Capitan America Civil War, questo non l'hanno cambiato. E qua c'era per la prima volta Spider-Man. Cioè, pensate da dove è iniziato. Spider-Man contro Falcon e il soldato d'inverno. Ed ora invece contro gli avversari degli altri Spider-Man. Le Guardians delle Galassie volume 2. I Giardinieri parte 2. Blu-ray o Blu-ray 4K? Questo è Spider-Man. È sia Blu-ray che Blu-ray 4K. Qua c'è il 4K, qua c'è il Blu-ray. Perché potete scegliere. Chiaramente... un lettore Blu-ray 4K legge sia questo che questo. Un lettore Blu-ray legge solo questo. Questo qua lo potete mettere ma non ve lo riconosce. Ok. Bello. Poi abbiamo Thor Ragnarok.
figo figo. Ah, qua parla della relazione con il martello. La PS5 al 4K, sì. Questo è Black Panther. Avrei scritto Wakanda Forever. Però ok, se la dedica al fatto di essere un buon uomo, un buon re, ok. Poi Avengers Infinity War. Ah, bello. Proprio il titolone che... Con l'effetto della polvere che c'era alla fine dei titoli di coda. Alla fine del film. Ma... che cos'è questo? Ant-Man e la Gupé. Cioè... Ant-Man e la Gupé. Va bene, va bene. Ant-Man e la Gupé. Captain Marvel rimane Captain Marvel. Io non ho nulla da dimostrarti. Io continuo a dire, a me Captain Marvel piace, oh. Carol Danvers nel cuoricino. Abbiamo gli ultimi due. Ossia Avengers Endgame. Avengers Assemble, bello. Ed è tutto dedicato a Capitan America. Certo, però che stronzi. Niente Iron Man. Cioè, potevano mettere, che so, lo schiocco e qua Capitan America così. Oppure magari l'opposto. Dai, ma che è? E poi in tutto ciò Natasha Romanoff, nessuno se la incula in tutto ciò. Cioè, in queste dinamiche, dai. Spider-Man Far From Home. E mo, visti tutti. Allora, aspettate. Amo che li leviamo un attimo, perché sennò è un casino. Se cadono, è veramente un casino. Ah, ma sono mai... sono attaccati magneticamente comunque, eh. Beh, sì, oh, vedete? Vedete come tiro su tutto? È attaccato magneticamente. Dico, adesso qua c'è il cassettino. La saga dell'infinì. E vediamo che ci sta dentro. La saga dell'infinì. Bonus. Marvel Studios. No, è tutto in francese. Allora, forse dalla prima premiere di Iron Man fino ad Avengers Endgame, la saga dell'infinito ha evocato, ha creato, diciamo, un'epoca di incredibili, un'epoca incredibile dentro la quale noi stessi ci siamo imbarcati con i nostri ammirevoli attori e i nostri tecnici straordinari. Con Stan Lee e l'unione di tutti questi co-creatori ed artisti. Qualcos'altro che non ho capito, però anche ringraziamo i fan che sono i più entusiasti. Con questo film la squadra dei Marvel Studios si è riunita per trovare delle idee e degli intrighi che mettessero la spettacolarità, non so il resto della frase, boh, la nostra linea direttrice, e che ci sono momenti spettacolari, cioè forse che vanno vissuti al cinema. A volte la faccia di un personaggio, una sequenza di azione, un'allusione ai fumetti, sviluppa gli intrighi dei nostri personaggi preferiti dentro con un ritmo crescente che, boh, si dimostra nei nostri film. Una cosa del genere, raga. Io ho fatto francese alle medie, quindi ci sto a provare. A nome dell'intera squadra dei Marvel Studios, ci teniamo a ringraziarvi. Senza i nostri fan, l'universo cinematografico Marvel non esisterebbe. Qualcosa, però, la saga dell'infinito resterà una parte importante. Grazie mille, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Ottimo. E qua ci abbiamo la saga dell'infinì con la firma di Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson. Questo è Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Mark Ruffalo. Ah, e poi ci sta la saga dell'infinito, che è quello che si crea davanti. Ok. Poi ci sono i bonus. Bonus. Disco bonus di Avengers Endgame. Disco bonus di tutto il Marvel Cinematic Universe. Disco bonus di tutta la saga dell'infinito. Disco bonus Marvel Cinematic Universe. Ok, altro, se non sbaglio, a mia memoria non ci dovrebbe essere. Bella, oh. A me piace un botto. E questo qua dove si rimette? Si rimette, si apre qua il cassettino. Si fa così. Si spinge dentro. Poi si riprendono tutti i film degli Avengers, partendo dal numero 1, quindi così. Si mettono qua, poi... qua e qua. E così ricrea il super disegnone. Dopodiché si chiude. Yeah. E questa, a parte... cioè, si chiude ma non si chiude, nel senso è chiusa per gravità. Però essendo magnetici si possono mettere come vogliono. E si può guardare così, oh. Bello, qua è da pulire... è stata questa cosettina della gomma, però la saga dell'infinì. La saga dell'infinì. No, questa qua era una cosa che volevo veramente tanto. Quando l'avevano annunciata mi piaceva un botto. Un peccato non averla presa in inglese, l'avrei preferita rispetto alla francese. Però in verità anche la francese, cioè, capito? Mi sembra tipo l'edizione stronza, come quella dell'italiano, che manco hanno fatto l'italiano. La francese l'hanno fatta a sfiga. Tra l'altro, se non sbaglio, io penso che questa qua che ho io di edizione
è un'edizione aggiornata rispetto a quella che avevano lanciato all'inizio. Perché io non mi ricordo per niente questo box di plexiglass o vetro, quel che sia. Era un sistema diverso e non ti faceva vedere i film dentro. E invece ora te li fa vedere, quindi secondo me così è molto più figa. E questa qua, tipo, immaginatela tipo in una, tipo, boh, libreria. Anche se ci sono i film, è uguale. Messa là e la vedi là bella carina. Dai, per me è un bel pezzo da collezione. Sono molto felice, mi piace molto. Anche il libro molto figo. C'è l'autografo di Francesco Dotti, ovvio, ovvio. È uscito un nuovo trailer di Spider-Man. Per fortuna ci sono, sì, 20 reaction e analisi. Grazie a lui, grazie a mio fratello J-Taz e grazie a Victor. Ora so tutto di